Appassionati di calcio 5, buonasera dalla Palaiacazzi di Aversa. Hanno fatto il loro ingresso in campo il Napoli Futsal e il Verona. Qualche giorno fa, intanto qui la palla recuperata da Luca Ian, il gol del vantaggio dell'Olimpia Verona che va a sbloccare così la partita. Ha rubato il pallone a Perugino e ha portato i suoi avanti per una rete a zero. Luca Ian, il vantaggio dell'Olimpia Verona, la rivediamo, eccola qui la parte finale dell'azione. Bravissimo ovviamente Luca Ian, conosciamo le sue qualità. Salas avanza, il destro sul fondo, ci ha provato Salas, tutti praticamente quasi sulla linea di porta, parte il volo per Canal e arriva il gol di Mauro Canal che pareggia subito per il Napoli. Perfetto lo schema su palla inattiva del Napoli, Canal che ristabilisce la parità. Praticamente quasi da solo e mette in difficoltà Salas con questo passaggio ad indietro. Salas, ancora l'imbucata per Saponara che avanza. Saponara, un po' di spazio, calcia sul fondo, la giocata di Saponara. Ha raccolta la squadra campione d'Italia di due anni fa. Intanto Saponara sporca la conclusione col piede debole. Ripartenza di Saponara. La giocata splendida del 25, ancora Saponara arriva a calciare sul fondo. Bolo. La giocata di Bolo che prende la traversa, incredibile. In programma intanto qui l'opportunità per Gian Attasio. Anticipo di Ercolessi, Salas. De Simone a terra, arriva palo gol! Salas porta in vantaggio il Napoli. Con questa giocata, quasi un colpo da biliardo per Salas che la mette in buca d'angolo. Porta il Napoli sul 2-1 a 6:27 alla fine. La rivediamo. Salas, il passaggio di Toro che gli arriva quasi di suola. Salas praticamente l'ha appoggiata nell'angolo lontano. Luca Ian gli soffia il pallone, Saponara, attenzione qui ancora Luca Ian da terra, calcio di rigore. Calcio di rigore per il Napoli, Salas sul punto di battuta a 5:18 all'intervallo, la lunga rincorsa del numero 10. Parte Salas, il destro, gol! Traversa e poi rete, doppietta personale per il Ciolito. 3-1 per il Napoli. Fortissimo centrale Salas, rischiato anche Salas. Canale Salas, Salas ancora, Salas ancora per il 4-1 del Napoli. La giocata personale lì in banda, poi si è centrato, ha calciato anche la complicità del portiere. Tripletta personale di Salas, 4-1. Arrivediamo. Dai e vai con Canal, si accentra, calcia, impreciso il portiere dell'Olimpia Verona. Luca Ian, contro Bolo, calcia Luca Ian e trova una giocata pazzesca per il 4-2 dell'Olimpia Verona. E conosciamo le qualità di questo giocatore. Luca Ian, fantastica giocata, anche qui da pivot puro, ha lasciato sul posto Lucas Bolo, lo vediamo, guardate qui. Tiene il pallone, controllo con il mancino, si gira, calcia col destro, incrociato. Allora, il suono della sirena che manda le due squadre a riposo, un occhio assolutamente per il Napoli. Attenzione qui Salas ci prova, un respiro per cucirsi lo scudetto sul petto. Intanto qui ancora Salas, la giocata fantastica, con la palla che va a timbrare il montante. La palla buona per Portuca che calcia sul fondo, l'occasione per il Verona di portarsi sul 4-3. Adesso ancora il duello vinto dal giocatore Napoli che... Attenzione qui Gian Attasio, la grande parata di Bello Buono. Salas perde il pallone, attenzione, e qui se lo va a divorare il gol il Verona con Ugas. Tre occasioni dell'Olimpia Verona in un minuto che diventano quattro con la parata di Bello Buono. E qui ancora un tiro in porta, è un Verona che sta spingendo. Avanza Canal, dentro la parata, ancora indietro per Bolo.
Canal dentro con Bolo che non trova l'impatto a porta vuota. Salas. Ercole si calcia. E allora di nuovo Canal che qua va a rubare il pallone. Canal! Claro. Donatasio arriva Bolo, calcia sul fondo. Ancora Portuga, fermato Salas. Bolo calcia col destro, Bolo! E trova il gol del 5-2 a 43 secondi alla fine, che sigilla la vittoria del Napoli. Lucas Bolo. E qui Bello Buono calcia, attenzione Bello Buono sul fondo. Finisce qua quasi, no, perché Canal può ancora trovare il gol, infatti lo fa Mauro Canal, 6-2 per il Napoli, doppietta per Mauro Canal allo scadere della partita. Dunque aspettiamo il suono della sirena che arriva in questo momento, battendo un ottimo Olimpia Verona per 6 reti a 2.